Uno scavo rumoroso e attesissimo, un lungo applauso e mille strette di mano fra le maestranze che per conto di Infratò stanno lavorando al prolungamento verso ovest della linea 1 della metropolitana di Torino. Giovedì 2 dicembre, nel pieno rispetto dei tempi, sono stati completati 1050 metri di galleria dalla Certosa alla fermata Collegno Centro ed è caduto l'ultimo muro nel tunnel, alla presenza del sindaco di Torino e metropolitano Stefano Lorusso, dei sindaci di Collegno Francesco Casciano, di Grugliasco Roberto Montà, anche in veste di vice sindaco metropolitano, e di Andrea Tragaioli, sindaco di Rivoli. Con loro l'assessore alla mobilità del comune di Torino, Chiara Foglietta. L'amministratore di Infratò Massimiliano Cudia non ha nascosto l'emozione nel presentare il risultato del lavoro di oltre 200 maestranze. Si raccoglie il frutto di un lavoro che è partito davvero tanti anni fa e che è stato reso possibile perché amministratori e parlamentari sono stati estremamente determinati nel costruire le condizioni perché quest'opera venisse finanziata e perché ovviamente venisse quindi poi realizzata. Ovviamente la linea 1 della metropolitana, il prolungamento verso ovest, è una grande opportunità per il territorio della città di Torino e dei comuni che sono interessati, nell'ottica di sempre di più integrare il comune di Torino con i comuni che confinano con Torino. Ultima cosa che dico, il prossimo Consiglio metropolitano, che è in fase di elezione, avrà tra i suoi obiettivi proprio quello di definire una nuova strategia relativa anche al tema del trasporto pubblico. Il lavoro di scavo in galleria è stato particolarmente impegnativo, si è trattato di prevedere il sottoattraversamento della linea ferroviaria. Le gallerie completamente scavate sono lunghe oltre un chilometro e collegano l'area di Via di Amici, se corso Pastrengo, cioè la porta d'accesso al parco della Certosa Reale, con il cuore della città, dove sorgerà la stazione Collegno Centro.